Sfolgorante inizio di campionato per la Lazio che, pur non apparendo ancora al massimo del suo rendimento, si è autorevolmente imposta sul campo della Nerossi Vicenza. E il suo netto successo è tanto più convincente, in quanto ottenuto di fronte a un avversario battutosi con grinta e generosità, dimostrando di non meritare una punizione così severa. Al fischio d'avvio parte veloce la Lazio che, dopo 8 minuti di gioco, va in vantaggio. È Chinaglia che si incunea in area su lancio di Nanni e mette in rete. Reagisce il Lanerossi, che tenta la via del pareggio con questi tiri di Vitali al 10° minuto e di Damiani all'11°. La Lazio torna però a farsi pericolosa ed è Garlaschelli che al 17° impegna severamente Bardin. Si registrano poi 2 interventi del portiere laziale su una violenta punizione di Sormani al 21° e su gran tiro di Vitali al 28°. Mentre sul fronte opposto, al 30° Chinaglia sfiora la faccia superiore della traversa. Il tempo si chiude con un rigore reclamato dai vicentini per questo atterramento di Vitali da parte di Wilson. L'arbitro, il signor Michelotti, decreta invece una punizione contro il Vicenza per simulazione. All'inizio della ripresa, il Lanerossi si riversa in attacco alla ricerca del pareggio. Tenta la via della rete Damiani all'11° su lancio di Sormani, ma è la Lazio che al 18° raddoppia in contropiede con Re Cecconi pescato da un lancio di Frustalupi. Le redini del gioco sono ora in mano alla Lazio e il portiere vicentino Bardin deve prodursi al 24° per neutralizzare un insidioso tiro di Petrelli. I vicentini tuttavia non si arrendono e continuano a cercare il gol senza riuscirvi con questa azione di Damiani al 34° e con Vitali 3 minuti più tardi. Giunge invece la terza rete della Lazio, propiziata da Chinaglia, sul cui tiro Bardin non trattiene, dando modo a Garlaschelli di segnare senza difficoltà. È il 41° e la gara si chiude praticamente qui.